Io alla tua età ero madre di due figli. Sei sicura che le carote debbano essere tagliate così? Le ho sempre tagliate così. Non importa come le hai sempre tagliate. Sì, ma a lui piacciono così. Ah, quindi tu sapresti meglio di me come gli piacciono le carote? No, non ho detto questo. Non hai detto cosa? Tu non sai niente. A lui piace come cucino. Ti asseconda. Non è fatto così. Io l'ho fatto così. E mangia sempre con grande appetito. Certo, educazione familiare. Mi fa addirittura i complimenti. I primi complimenti li ha fatti a me. E allora vuol dire che asseconda anche te. Cosa? La cipolla brucia. Sono stanca di questi anniversari. Ogni anno la stessa storia. Io sono stanca della tua fuga dei fantasmi. Quando mio figlio aveva 5 anni, suo padre lo portò a raccogliere le ciliegie in giardino. Io gli dissi di non portarlo, che era pericoloso, perché era troppo piccolo. Allora lui mi mostrò il pugno, mi disse di stare zitta e di rientrare in casa. Io obbedii e guardai tutta la scena dalla finestra della cucina. Quello che fa stare bene te non ha lo stesso effetto su di me. Che dici? Noi non siamo uguali.